Nell'ambito della rassegna Il canto degli ulivi, nella suggestiva cornice della masseria Palesi di Martina Franca, il soprano Giulia Semenzato ha proposto un raffinato programma con musiche del romanticismo, accompagnata dalla chitarra di Adrian Duncan. Il presidente Franco Punzi, presidente, in questa masseria ci sono dei ricordi. Questa è la masseria Palesi che è appartenuta al sindaco Motolese. Ecco, volevo parlare di quei tempi perché lei all'epoca, se ricordo bene, era assessore e quindi frequentava questo luogo? Sì, frequentavo. Tra l'altro per un periodo dovetti sostituirlo e quindi mi veniva a consultare qui. Ho tanti ricordi. Naturalmente di grande rispetto per questo personaggio che ha lasciato un'impronta a Martina Franca di onestà, di amministratore saggio, di amministratore che ai tempi è stato anche un esempio per il territorio, non soltanto di Martina. Lui tra l'altro era onorevole e quindi ricopriva due incarichi. Era una bravissima persona. Naturalmente viveva la sua realtà agricola e quindi molte volte ci confrontavamo perché io facevo parte della nuova generazione che avanzava, vedeva il nuovo e naturalmente il nuovo dava fastidio a coloro che avevano amministrato. Devo ricordare prima Alfonso Motolese, il fratello, poi Alberico si sono succeduti e quindi hanno scritto una storia meravigliosa insieme all'altro fratello, l'arcivescovo Motolese. Erano tre fratelli, tutti e tre bravi, ognuno nel suo settore. Alfonso Motolese, un grande professionista che ha lasciato l'impronta della sua professionalità nel campo dell'oculistica, mentre Alberico Motolese si dedicava alla campagna, a questo bel parco che teneva, ma aveva anche altre aziende e quindi dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende veniva Martina ed amministrava la città. I tempi erano cambiati, molte volte lui non si trovava più dopo gli anni 68, con la rivoluzione degli anni 68, però lui mi teneva diciamo come un figlio, perché non considerava che potessi diventare amministratore, mentre Alfonso Motolese era quello che disse tu farai il sindaco di Martiniero, un ragazzino, insomma. Non. E quindi tanti ricordi, molti ricordi buoni, belli, soprattutto dell'onestà. Devo dire che certamente, sempre con l'onestà di intenti, non avrebbe gradito la trasformazione di questa azienda oggi in un parco dove si accoglie la musica, poi ci sono eventi anche matrimoniali, eccetera. Perché lui era per le tradizioni, era circondato da tanti cani, avevo paura dei cani, quindi quando arrivavo mi doveva liberare la macchina dei cani, però devo dire che nella saggezza della campagna ritrovo Alberico Motolese, che fece molto per il territorio, specialmente nel campo dell'agricoltura. Poi arriviamo noi e trasformiamo la città a un certo punto da prettamente agricola, poi artigianale con le confezioni e poi culturale con le varie iniziative e tra l'altro sorse il festival. E quando sorse il festival lui disse mo trasformeranno il comune in un teatro, faranno teatro, però lo diceva in termini naturalmente che non condivideva. Però poi alla fine si convinse che i tempi erano cambiati e quindi che la nuova generazione doveva arrivare. E purtroppo io fui esposto nel bene e nel male alla vita pubblica. E quel che mi ricordo bene è che dovetti sponsorizzare, sottoscrivere il Festival della Valedigia, che questa sera ci viene per la 48esima edizione. Non sono andato in tutte le aziende, ma sono venuto qui in questa azienda, oltre per ascoltare naturalmente il concerto, ma anche per motivi affettivi, perché nella vita gli affetti sono la cosa più grande dell'animo
e quindi quando c'è l'affetto c'è anche la considerazione, per cui va tutta la mia considerazione alla famiglia Motolese. Oggi non è più della famiglia Motolese, di altri, speriamo che possa essere sempre di più valorizzato questo parco che è così importante nella vita della nostra città. Giulia Semenzato, soprano, tra i protagonisti degli ultimi eventi concertistici del 48esimo Festival della Valle d'Itria. Ecco, quale sarà la selezione musicale di questa sera per il Canto degli Ulivi? Buonasera. Questa sera proporremo un programma diverso dal solito, in duo con un chitarrista, Yadran Duncan. Che suona per l'appunto una chitarra romantica, uno strumento originale del 1830 e con il quale eseguiremo delle arie, delle romanze da salotto, delle canzonette dei primi anni dell'Ottocento. Sono vari autori, sia italiani, inizieremo il concerto con un autore pugliese per l'appunto, di Bisceglie, Mauro Giuliani, e concluderemo con Rossini, che era un autore che Giuliani per l'appunto ha conosciuto. E inoltre alcune romanze da salotto di Doisy, Charles Doisy, alcuni pezzi trascritti per chitarra sempre in quegli anni di Schubert e poi delle Seguidillas di Fernando Sor. Gianfranco Palmisano, sindaco della città di Martina Franca, è anche vicepresidente del Festival della Valle d'Itria, un festival internazionale importante per la città di Martina Franca. Assolutamente sì, la bellezza del nostro festival è che oltre alla location classica di Palazzo Ducale ci aiuta a riscoprire tante bellezze del nostro territorio, proprio come questa meravigliosa masseria che è uno dei nostri fiori all'occhiello della nostra Valle d'Itria, della nostra Martina Franca. Quindi oltre al livello artistico elevatissimo è un festival che strizza l'occhio al paesaggio, è un festival che guarda alle bellezze naturalistiche e le bellezze storico-culturali del nostro territorio, della Puglia, facendone appunto un manifesto in tutta Europa. Carlo Di Leonardo, assessore alla creatività, praticamente assessore alle attività culturali, e questa sera ci troviamo proprio nel pieno di una delle grandi attività culturali di Martina Franca. Ecco, l'importanza del festival e quale potrà essere la visione futura sempre nell'ambito del Festival Internazionale della Valle d'Itria. Ma il festival è presente, passato e futuro di questa città, quindi come amministrazione ovviamente ci impegneremo a traghettarlo a una tappa fondamentale che è la 50esima edizione. Portare avanti una manifestazione di questo tipo per 50 anni è un impegno davvero importante e dobbiamo ringraziare soprattutto la costanza, la tenacia del presidente Punzi, che ha traghettato appunto tutta la sua squadra per questi lunghi anni. Quindi lunga vita al festival e al presidente ovviamente. Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. C'è una storia, una leggenda che riguarda la Sinfonia 41 di Mozart. Sì, più che una storia, credo che sia uno studio che è stato portato avanti da alcuni agronomi svedesi, i quali hanno sperimentato che attraverso la Sinfonia 41 di Mozart, durante la fase del mosto e della fermentazione del vino, si ottiene un vino di qualità migliore e quindi più raffinato. Ma oltre a questa storia, noi ci dobbiamo ricordare, dobbiamo guardare al passato e ricordare che il vino ha rappresentato un forte potere attrattivo. Se pensiamo che per sommare il vino all'opera lirica, dobbiamo fare un passo indietro e ricordarci che lo stesso vino rappresenta un elemento importantissimo in diverse opere liriche importanti come la Traviata di Verdi, il Don Giovanni
anni di Rossini, così come il Barbiere di Siviglia. A me piace immaginare che probabilmente questi grandi compositori dell'epoca, se avessero avuto a disposizione il primitivo di Manduria, senz'altro l'avrebbero utilizzato per nella rappresentazione delle proprie opere. Questa collaborazione è nata già 4 anni fa, è già da 4 anni che il Consorzio di Tutela è Platinum Partner del Festival della Valle d'Itria, ma sicuramente il Canto degli Ulivi rappresenta una programmazione straordinaria, come lei ha detto, e attrae un pubblico di una levatura internazionale che conosce la musica e va a ricercarla. E quello che noi abbiamo voluto fare con il vino è sicuramente rappresenta una forte attrattiva del territorio. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria conta 64 etichette, 152 imbottigliatori, 18 comuni dell'areale che formano il territorio globale del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria e le migliori uve che poi si trasformano in Primitivo di Manduria. Presidente, lei ci teneva a ricordare una cosa. Sì, volevo mettere in evidenza che anche all'epoca, negli anni 70, 80, 90, era la squadra che funzionava. E quindi non era merito mio, era merito di tutta la squadra. Come oggi nel festival c'è una squadra che funziona. E quando funziona la squadra, il presidente è un presidente fortunato.